Teatro Accademico dell'Università dell'Aquila nasce nel 1966, non in forma strutturata, ma di aggregazione di giovani, peraltro sospinti da uno dei direttori del Teatro Stabile dell'Aquila, con i quali comunque c'era perfetta identità di vedute, e si partì con una idea di azione culturale da parte dei giovani aquilani. C'era voglia, c'era interesse, necessità, era un momento magico per l'Aquila che da fine della guerra riuscì a dare una spinta culturale molto forte in tutti i campi, dal teatro alla musica, alle arti, i cineforum e la pittura, e in questo ambito vari giovani di esperienza culturale diversa conversero e quindi recepirono questi stimoli da parte dello Stabile, e che anzi ci suggerì di seguire l'input del professor Nicola Ciarletta, che era anche critico teatrale e che operava a Roma, ma era di casa all'Aquila, abitava via 20 Settembre ed era un personaggio di grande spessore dal punto di vista culturale. E la sua assistente diventò la nostra assistente e ci indirizzò appunto alla costruzione dell'insieme delle dinamiche teatrali per raggiungere un primo risultato di scena, una messa in scena di spettacolo. Però senza dimenticarsi che cominciava il 68, di lì a poco, già era cominciato in realtà, non all'Aquila, e quindi piano piano si maturò questa esigenza e trovò quindi attuazione dal punto di vista complessivo e di impegno anche sociale dei partecipanti, studenti universitari dell'Aquila e studenti universitari dell'Aquila che erano in altre università e che, con i quali si bilanciava questa spinta. Questo primo nucleo di elementi quindi si seguì le indicazioni di questa assistente di Ciarletta e ci suggerì di lavorare su un testo di Puškin, Il convitato di pietra. E effettivamente dopo un anno di lavoro andò in scena questo lavoro con una impronta piuttosto classica, ma comunque aperta a nuove possibilità. Fummo ospitati al Teatro Comunale, sempre con la benevolenza del Teatro Stabile, e più ci si vedeva presso la Scuola di Cultura Drammatica, che aveva degli spazi più funzionali dal punto di vista del lavoro di scrittura. E molta curiosità e voglia di imparare, di stare dentro la dimensione teatrale, non solo come spettatori, ma come autori e interpreti. La complessiva, il lavoro di equipe veicolata dalla nostra assistente alla regia. E da quella esperienza ci fu uno sviluppo sicuramente molto produttivo. Il professor Ciarletta
suggerì il convitato di pietra di Pushkin. Circa 7-8 mesi furono impiegati con questo impegno, e impegno che suggerì un ampliamento delle attività e soprattutto la esigenza di strutturarsi in autonomia come gruppo universitario, tant'è che nel febbraio del 1968 costituimmo per atto notarile questo nostro teatro accademico dell'Università dell'Aquila. Era l'inizio ufficiale, diciamo, dell'attività che andava a chiudere una prima fase di lì a qualche mese, in maggio del 68, con una nuova produzione, seguendo la metodologia piuttosto classica, diciamo, anche se aperta a delle piccole sperimentazioni, e definì il momento di ampliamento anche di tutta la logica di lavoro del gruppo, perché eravamo nel pieno del 68 ormai. Una cosa interessante, la realtà dell'Aquila era molto ricca di attività, di interessi culturali, per cui dal nostro punto di vista di giovani teatranti non avevamo scelto una linea di chiusura, ma c'era un'interazione, un coinvolgimento con tutte le altre strutture della città, come spettatori e anche come propositori. Conclusa la messa in scena del secondo spettacolo, seguendo ancora le indicazioni della nostra assistente Anna Laura Messeri, che poi lasciò l'Aquila e andò a dirigere la scuola di teatro del Teatro Stabile di Genova, che ancora dirige. E l'attività del teatro universitario cominciò a crescere nel senso della qualità della scrittura teatrale, della elucubrazione, si può dire, politica, e dell'adeguamento alle logiche interpretative dello spettacolo. E si sviluppò un periodo fino al 68-69 di grosso studio della scrittura di Bertolt Brecht e di trattazione delle problematiche sociali e politiche e anche filosofiche. Una curiosità era la presenza di molti studenti della facoltà tecniche e meno di giovani studenti di materie letterarie. La giusta posizione di queste due linee era quella che determinava poi la sintesi per arrivare alla elaborazione degli spettacoli. Spettacoli che in quegli anni cominciamo a portare anche fuori della realtà dell'Aquila
perché fummo ospiti del Teatro 101 di Roma e poi a Milano del Teatro Uomo. E immediatamente successiva a questa fase di lavoro e di messa in scena, si portò a compimento il lavoro di grosso impegno sulla figura di Galileo, l'uomo frenato dalla curia, messo di fronte alla possibilità di essere portato anche alla tortura per non rispettare le disposizioni cattoliche, e lui non se la sentì in effetti, e quindi il tormento dell'uomo cosciente di fronte all'aggressione delle forze non aperte alla libertà. Lo spettacolo era messo in scena, prevedeva quattro quadri, due con estratti dello spettacolo di Brecht, che era l'autore del Galileo, e altri due di costituiti da due gruppi di elaborazione in scena, per quindi testimoniare il percorso di Galileo attraverso le fasi della sua storia personale e la spinta filosofica moderna che superava evidentemente la dimensione di costrizione in cui Galileo era stato ristretto, sì, nella sua abbiura. Era il momento in cui stava succedendo tutto dappertutto, in Germania, in America, in Francia, cominciava tutta la dinamica degli arrabbiati inglesi, le rivolte degli studenti americani a Berkeley, le rivolte anche a Roma, e lo sviluppo di quella che si chiamava la lotta contro la reificazione dell'uomo, cioè l'uomo macchina che aveva il sopravvento sull'uomo razionale. Lo spettacolo andò in scena al Teatro Comunale e nel frattempo che si ultimava la messa in scena si era creato tutto un movimento in città di curiosità da parte dei giovani, non solo gli studenti dell'università, ma anche ragazzi giovani delle scuole normali, e perché erano ovviamente attratti da tutte le problematiche che erano nate, da tener conto che si veniva da tutta la sequenza delle guerre di Corea, l'Indocina, il Vietnam, tutto in sequenza, e poi l'attivazione di la curiosità, l'interesse a sviluppare la propria necessità di essere, e quindi la sera dello spettacolo, della prima, ci fu un totale pieno.
l'esito della rappresentazione del Galileo è stata senz'altro molto molto interessante e simbiotica con quella del primo spettacolo, Il convitato di pietra. In questa foto uno dei personaggi dello spettacolo si presenta al pubblico per salutarlo con un indirizzo di speranza per una migliore dimensione di vita. E testimonia, ecco, la presenza di un pubblico numeroso al teatro comunale dell'Aquila in quell'occasione. Lo spettacolo era pronto per l'andata in scena, già gli spettatori erano entrati. A un certo punto la polizia bisogna dire che c'era la censura in quegli anni, e quindi i giovani meno di 18 anni non potevano entrare e quindi si creò un fermento piuttosto vivace, però poi alla fine si riuscì a ottenere che i giovani più grandicelli potessero entrare, quelli meno più piccoli proprio non, però il teatro si riempì, ci fu tutto un suo movimento e che ebbe quindi un grosso successo che poi fu colto dagli studenti della facoltà di ingegneria e architettura di Pescara, che ci chiesero di andare a rappresentare lo spettacolo dentro l'università di Pescara, e anche lì ebbe un grosso successo perché poi in tutte le varie rappresentazioni dello spettacolo si creava un dibattito piuttosto vivace, acceso e tale da attivare l'interesse reale dei ragazzi. Tuttavia l'attività, ecco, si ampliò perché nell'arco di un paio d'anni si sviluppò maggiore attenzione, si dedicò maggiore attenzione alla formazione dell'attore, alla elaborazione delle metodologie di messa in scena, e tanto che nel 72 maturò la volontà di mettere in scena, di portare in scena più spettacoli all'Aquila, cioè di fare un festival internazionale, che fu un punto di svolta molto particolare perché portò all'Aquila una quantità di giovani studenti italiani e di altre nazioni, tutti interessati all'attività teatrale. E gli spettacoli si rappresentavano per lo più dentro le aule dell'Università dell'Aquila. Gli spettacoli si tenevano per lo più all'interno del rettorato e dell'aula magna dell'università. Eppure anche in altri locali, a seconda dell'impegno del singolo spettacolo, con una programmazione che si faceva di pomeriggio, di sera, e aveva il suo prolungamento notturno. E poi sostanzialmente c'era una grossa partecipazione dal punto di vista dell'incontro di ragazzi, di giovani, di nazionalità diverse. La riuscita di questa prima ipotesi di festival ci indirizzò a ampliare
la nostra produzione per un verso, la maturazione di modalità di messa in scena funzionali alla discussione da parte dei giovani oltre la visione dello spettacolo e quindi all'interno della del momento scenico c'erano previsti una serie di incontri e di dibattiti che portarono alla costituzione di un organismo che era la Segreteria dei Teatri Universitari Italiani, che fu costituita proprio all'Aquila in quella sede e che raggruppava i centri universitari teatrali di tutta Italia. E un'altra istituzione che seguì dopo qualche anno, di un istituto di ricerca di teatri universitari e di teatri di ricerca a livello non nazionale e internazionale. E tutto questo sviluppò anche oltre il festival all'Aquila l'andare dei gruppi del Teatro Accademico dell'Università dell'Aquila a cimentarsi in altri festival in Italia e all'estero. Il Teatro Accademico dell'Università dell'Aquila ebbe così conobbe un ventaglio di possibilità culturali a livelli individuali e a livelli di gruppi di gruppo per cui la maturazione degli indirizzi e degli interessi di chi volesse avere una partecipazione professionale all'attività si realizzava nella interazione di tutte le opzioni che potevano scaturire dalle attività all'interno della città dell'Aquila. E questo è della vicinanza e anche interazione a volte con il Teatro Stabile dell'Aquila, che comunque non ci faceva mancare il suo apporto, non economico, ma di strutture e di indirizzi. E in effetti molti giovani si formarono all'interno e nell'arco di una ventina di anni praticamente di soggetti che intrapresero la carriera professionale dello spettacolo e della cultura. Nella dimensione aquilana il Teatro Accademico costituì un grosso vortice di iniziative, ripeto, nel più ampio contesto della grande tradizione culturale maturata all'Aquila dopo la guerra e sicuramente ha ampliato la vivacità della città, almeno per quanto riguarda una generazione di personalità che via via si sono poste all'attenzione della città e della nazione. Questa è la foto della fine della rappresentazione del Convitato di Pietra. Quindi la presentazione degli attori e tutti i personaggi che hanno partecipato alla realizzazione della messa in scena. Nell'arco di circa 20 anni il Teatro Accademico dell'Università dell'Aquila mise in scena 150 spettacoli rappresentati in Italia e all'estero, con grossa
partecipazione di pubblico, a cominciare da una tournée in Polonia che ci vide in quattro città, Poznan, Torun, che era la città di Copernico, e poi da repliche fatte in Jugoslavia, in Francia, in Spagna. L'attività del festival è andata avanti negli anni, è arrivato alle edizioni del 1984, almeno all'edizione in cui ero presente anch'io, perché poi successivamente io ho lasciato il mio incarico del teatro accademico per gli impegni professionali che non me ne consentivano possibilità. Però il teatro accademico dell'Università dell'Aquila è andato avanti con altre iniziative che sono durate, insomma, abbastanza altro tempo. Nella vita culturale aquilana sicuramente il teatro accademico dell'Università dell'Aquila ha lasciato in chi ha avuto opportunità di vivere la dimensione teatrale e culturale, che sicuramente l'ha conservata, tant'è che diversi amici mi hanno suggerito che forse sarebbe interessante attivare un'iniziativa di memoria di questo fattore, che è risultato, come dire, piacevole, ma anche molto accattivante e sensibilmente vivo in qualsiasi dimensione. La maggior parte dei partecipanti che non si sono dati all'attività professionale hanno trovato una felice collocazione in altre dimensioni di vita, e in quelle a loro modo hanno continuato a portare linfa vivace. L'esperienza del teatro accademico ha lasciato certamente qualcosa in ciascuno di noi, un incentivo fondamentale per sviluppare una mia carriera professionale in ambito teatrale. Ma penso che possa essere occasione di curiosità da parte di moltissimi a riandare con la memoria ad un momento molto interessante e produttivo della cultura aquilana, e magari aperto alla curiosità dei più giovani di un incontro con il teatro che sia foriero di vivaci eventi.